Tuttora in corso le operazioni di bonifica dell'area dove le macerie hanno isolato le abitazioni del vicinato. Uno scenario sconvolgente mai visto, ha affermato il sindaco Galizia. Ha corso assieme ai pompieri e alle forze di pronto intervento, raggiunte per il coordinamento anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Lo scoppio, avvenuto intorno alle 3 della notte, ha riecheggiato fino a 10 km di distanza, danneggiando anche gli edifici limitrofi. Era difficile poter immaginare prima di essere qua, c'era questo edificio che era letteralmente sbriciolato e c'erano già i vigili al lavoro, c'erano già i carabinieri. Mi sono arrivato appena mi hanno telefonato, erano le 4:15 più o meno. E subito dopo hanno recuperato le prime persone, di cui una era la persona che è stata recuperata viva, che è stata trasportata al centro Grandi Ustioni Villa Scassi di Genova, e invece purtroppo le altre due persone erano già decedute. E poi le operazioni sono andate avanti senza sosta e ora pensiamo che il bilancio è purtroppo tragico, perché sono 5 persone morte e una sola che si è salvata, sia definitivo, perché da quello che risulta a noi, agli altri nel comune, erano 3 persone residenti e 3 persone che abitavano qua ma non erano residenti. Se non avevano ospiti, di cui noi non siamo ovviamente a conoscenza, dovrebbe essere il bilancio definitivo. Quello che mi è stato detto è che 2 persone sono state rinvenute con gli abiti addosso. E quindi è verosimile supporre che possono anche essere stati loro, magari inconsapevolmente, entrando in casa a innescare la deflagrazione, però sono solamente ipotesi, ecco, che derivano dal fatto che sono state trovate e rinvenute con la vestita. Ecco. Cosa ha sentito lei? Hai sentito una esplosione così. Quando si sveglia, è andato a vedere prima cosa mia figlia. Due si piangeva e due stavano addormentando, due più grandi, già sentite anche loro, si piangeva, due più piccoli sta addormentando ancora. E poi è andato in bagno, è andato in corridoio, in corridoio, c'è un disastro. E poi esce di poi interrato, quanto si vede, come una esplosione. Quando esci qua si vede tanto fumo, tanto